Ciao a tutti. Agosto è terminato, ahimè, settembre è iniziato ed è toccato tornare a scuola o al lavoro. C'è anche chi è già tornato al lavoro, tipo me, che ho fatto 2 settimane di vacanza e ho già iniziato, appunto, ma so che alcuni di voi stanno godendo gli ultimi giorni d'estate, quanto sono cattivo a ricordarvi questa cosa. E niente, questo è intro un po' per lanciare dalla disperazione a caso. Ma torniamo allegri perché, come ogni inizio mese, scopriremo quali sono le mie letture, cioè non le letture che ho fatto, ma le letture che farò, le letture che ho intenzione di fare, una sorta di TBR. A me queste TBR servono in modo che io possa organizzarmi nel marasma di libri che mi circondano e seguire più o meno l'istinto, nel senso che mi organizzo le letture che voglio fare, poi non le seguo mai pedissequamente, la maggior parte le leggo, altre volte esagero con i titoli da mettere nella lista del mese, altre volte invece il mio istinto mi porta ad altri libri, perché io mi faccio le liste, ma l'organizzazione è inutile, deve essere più una guida, secondo me, una guida per orientarsi. Quindi questo video serve anche però per lanciarvi qualche stuzzicante titolo che ha incontrato la mia attenzione e chiedendovi anche se alcuni di questi libri voi li avete letti, in caso dovrei partire da quelli, oppure ci sono dei titoli che vi interessano maggiormente, che dovrei trattare prima di altri. Fatemelo sapere, tanto sono tutti i libri che ho intenzione di leggere, se non a settembre, magari ad ottobre. La lista, diciamo, la pila questo mese è decisamente consistente, però devo dire che potrebbe non essere infattibile, dai, almeno la metà ce la si fa. Iniziamo subito dal libro che ho in lettura ultimamente, sono in completa fase Mishima, vi avverto, e quindi sto leggendo in realtà uno dei suoi libri meno noti in assoluto. Sono a metà e sto parlando di Abito da Sera, un romanzo che originariamente uscì a puntate su un settimanale femminile in Giappone negli anni 60 e che mostra un lato, diciamo, molto diverso dal Mishima più celebre, perché in questo caso troviamo una sorta di falò delle vanità, se vogliamo, una sorta di satira nei confronti dell'alta borghesia giapponese, tipo la versione nipponica del l'Upper East Side, se vogliamo, con questi ricconi ossessionati dalla cultura occidentale, dall'equitazione, le cose chic, tipo i dinner party, il tè come gli inglesi alle 5 del pomeriggio, gli abiti sempre perfetti, di alta moda, d'alta sartoria. Insomma, ci mostra questo universo qua e ne fa satira, attraverso però un racconto molto tenero, secondo me, perché comunque è una storia d'amore. Anche è la storia di un incontro tra un lui e una lei. Al momento dove sono arrivato, diciamo che è una satira più sottile. Non aspettatevi una satira graffiante, la Tom Wolfe. Aspettatevi più una critica sottile, o almeno per il momento così. Non so come sarà nel finale, se esploderà, ma per il momento mi sembra una buona lettura. Sicuramente è un Mishima minore, lo si capisce proprio anche leggendolo. Però non ve lo sconsiglio, è comunque un libro che finora è molto piacevole da leggere. Quello, il Mishima, su cui però ho altissime aspettative, è assolutamente musica. Musica che io volevo leggere in combo con Confessioni di una maschera, di cui invece vi ho parlato, che sostanzialmente è un romanzo molto particolare che ruota attorno alla psicanalisi e al tema del desiderio, attraverso questa figura femminile, la protagonista, che ha delle problematiche legate al desiderio sessuale. In sostanza viene definita frigida e incapace di ascoltare musica perché associa la musica all'orgasmo. Almeno questo è quello che so del romanzo. Un romanzo che però è salutato da molti come uno dei massimi capolavori di Mishima, o comunque uno dei libri più interessanti di Mishima, e quindi devo assolutamente leggerlo. Poi, con questo libro non vedo l'ora di andarci a nozze, perché sembra scritto apposta per me. Io ho detto no, vabbè, adoro, bellissimo, almeno non so cosa aspettarmi, mi aspetto la magia. E sto parlando di L'età della tigre di Ivan Carozzi, del Saggiatore. Ivan Carozzi, giornalista, scrive per Linus, ha pubblicato di recente questo libro, che in teoria dovrebbe essere una sorta di saggio, o comunque
comunque di interpretazione dell'autore su Sfera e Basta, ma in realtà su una lettura, una sorta di lettura sociologica della musica trap e dell'estetica trap, dell'estetica consumista, della trap artificiosa, sgargiante. Ma in realtà non parla solo di questo, parla di anche di altro. Quindi diciamo che non so cosa aspettarmi, una sorta di ibrido, di viaggio folle. Fatto sta che appena ho letto la sinossi ho detto, Dio mio, subito, subito, questo è proprio in cima tra le cose da leggere, bellissimo. Sempre il Saggiatore, ma è un libro decisamente l'opposto a livello di frivolezza, diciamo, è un pacco polacco, cioè già che è ambientato nei Pirenei, c'è questo signore da solo, la sofferenza, la lentezza. Vabbè, fatto sta che a me questi libri piacciono, lo sapete, e quindi in lista ho anche La pioggia gialla di Julio Yamazarane. Ce la posso fare? Julio Yamazares, ok. Autore spagnolo che in realtà è già stato pubblicato diverse volte in Italia e è stato il Saggiatore a riportarlo in libreria. Questo dovrebbe essere, è stato salutato come uno dei massimi romanzi della letteratura spagnola del Novecento e mi ha subito ispirato, anche perché queste storie di sofferenza e tristezza me fanno volare. E quindi nuovo pacco polacco subito, così a pelle. Poi volevo tornare da un'autrice che lo sapete, ho adorato la follia col mio anno di riposo e oblio, e quindi mi sono recuperato Eileen, il primo romanzo di Ottessa Moshfegh uscito per Mondadori, e la raccolta di racconti Nostalgia di un altro mondo. Eileen dovrebbe essere una sorta di libro, un libro molto diverso rispetto al mio anno di riposo oblio. C'è anche un certo sottile lato thriller, ad esempio. Nostalgia di un altro mondo invece è una raccolta di racconti. Spero comunque di trovare la grinta che ho trovato nel romanzo che ho letto dell'autrice, perché se sono a quei livelli, anche questi due, potrebbe entrare nel regno delle preferite di Matteo Fumagalli, sostanzialmente, degli autori preferiti di Matteo Fumagalli, e quindi adoro. Poi è un periodo che sto leggendo tanti giapponesi in generale, e quindi ho messo in lista questo libro che ho preso in biblioteca, che è Tokyo Noir, di Nakamura Fuminori, una sorta di noir giapponese che segue un ladro, diciamo, perfetto, cioè uno che danza in mezzo alla gente e sfila portafogli come niente, solo che viene incastrato, una certa, a quanto ho capito. In realtà io di questo libro so poco, mi sono fatto ispirare dal fatto che volessi leggere qualcosa sempre di letteratura giapponese, ma un po' più di intrattenimento, e comunque anche sul versante thriller, perché no? Perché è una sfera della letteratura giapponese che conosco poco, a parte, vabbè, Matsumoto Seicho, che mi piace molto, o Natsuo Hirino, anche se quella è un'autrice più particolare. O Koji Suzuki, che però sta sull'horror. Voglio provare con questo e vediamo come va. Un'altra autrice giapponese, sempre presa in biblioteca, Ami Yamada, o Yamada Amy in questo caso, con Bad Mama Jama, una raccolta di racconti. Di Yamada Amy avevo già letto Occhi nella notte, è un'autrice, diciamo, abbastanza controversa, che tratta molto spesso di tematiche tabù, ad esempio Eros, soprattutto Eros, ma almeno dal libro che avevo letto io, lei ha uno stile comunque molto poetico, tratta comunque anche argomenti, stiamo parlando di un'autrice che era al suo apice del successo negli anni Ottanta, tratta anche di argomenti che comunque fecero dibattito, ad esempio Occhi nella notte parlava di una relazione erotica anche estrema tra una ragazza giapponese e un ragazzo afrodiscendente. Può suonare banale, però effettivamente all'epoca dell'uscita scatenò molto dibattito. E Yamada Amy ama raccontare le sfumature del sesso e dell'amore in modo molto positivo, però non aspettatevi una scrittrice che affronta il sesso in modo dark, l'affronta in modo pieno di gioia, pieno di vita. Gioia magari no, perché comunque quella sottile vena malinconica tipica dei giapponesi
mesi, però comunque esplode di vita, ha voglia di sperimentare, di conoscere, ed è una cosa che a me piace molto. Voglio vedere se questo libro è all'altezza dell'altro che ho letto, che comunque era una lettura interessante. Poi torna il mio amato Ryu Murakami con 69, finalmente un romanzo di Ryu Murakami uscito in Italia, mannaggia, grazie all'Atmosphere Libri, vi prego, vi minaccio, pubblicate tutti gli altri suoi volumi in italiano. 69, vabbè, è solo perché Ryu Murakami, in realtà dovrebbe essere un romanzo molto più soft rispetto al resto della sua produzione, perché lui è comunque un autore controverso ed estremo. 69 invece dovrebbe essere un libro decisamente più giocoso, ambientato appunto sul calar degli anni 60, in un periodo in cui anche in Giappone c'erano gli hippie, flower power, sex drive, bugs e rock and roll, bellissimo, e quindi non vedo l'ora di tornare dal Muri, che no, Muri di solito è Haruki, dal Ryu Muri, che sembra Ryu Mare, vabbè, che mi ha accompagnato quest'estate con diverse letture. Un'altra lettura che devo fare è questo libro di Emmanuel Carrère, perché voi non so se sapete, ci sono dei libri di Emmanuel Carrère che non si trovano, che non si capisce per quale motivo nessuno vuole più pubblicare, e allora devi ricorrere alle biblioteche oppure ai ricatti. No, in questo caso sono le biblioteche, e sto parlando di Fuori Tiro. Fuori Tiro, l'unico altro libro fuori catalogo che ho letto di Carrère è Buffy, mentre gli altri, vabbè, si trovano, L'Avversario, Settimana Bianca, ve ne ho parlato 1200 volte. Fuori Tiro è un altro romanzo che non esiste ancora, o meglio, è esistito e fuori catalogo non si trova, quindi biblioteca sia, solo che in biblioteca tra un mese devo ridarlo e quindi mi tocca leggerlo subito adesso. Io emozionatissimo. Pare che sia un romanzo che tratti di gioco d'azzardo e che abbia come protagonista una protagonista femminile. Sono molto curioso di capire come Carrère ha sviluppato questa storia, perché comunque lui è maggiormente conosciuto per l'ibridazione tra fiction e non fiction, e soprattutto se è una gemma nascosta. Lo scopriremo solo vivendo. In Italia il libro fu pubblicato da Teoria, che è una casa editrice molto interessante, che non so se esiste ancora, devo indagare. Fatto sta che facevano dei libri veramente splendidi. Altro libro, siamo al penultimo, che devo leggere, vorrei leggere questo mese, è Non è mica la Vergine Maria, di Febi Indirani, edito da Didi Editore. È una raccolta di racconti di un'autrice indonesiana, in una splendida edizione che prevede anche queste illustrazioni surreali e poetiche allo stesso tempo, magnifiche, che dovrebbero appunto arricchire la lettura dei racconti. ADD si era occupata ad esempio anche di Feste e Lacrime di Prabda Yun, che è una raccolta dei racconti di questo bravissimo autore thailandese che ho anche intervistato sul canale, quindi andatevi a recuperare l'intervista. Io l'ho adorato quel libro e quindi in un certo senso ho detto ok, mi butto su un'altra raccolta di racconti di un autore, un'autrice asiatico o asiatica, di però quelle culture asiatiche di cui non ho letto tanto. Magari film sì, perché voi sapete che io cinema dell'Asia adoro, anche il cinema indonesiano, filippino eccetera, ma letteratura effettivamente conosco poco. E quindi questo libro, già da come si presenta, con questo surrealismo molto poetico, mi ispira tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo. L'ultimo libro è assurdo, ma ce l'ho in biblioteca nella mia biblioteca da tantissimo tempo, solo che è un mattoncino, ed è un libro che ha una trama assurda, ma che in realtà è una sorta di romanzo di culto underground, se vogliamo, ed è salutato da molti come un capolavoro, effettivamente. E sto parlando di La Luce P, di Rieko Matsura. Allora, Rieko Matsura è un'autrice giapponese, poco nota in Italia ma molto famosa in Giappone. La Luce P racconta la storia di una donna che un bel mattino si sveglia e scopre che il suo alluce è diventato un pene. Ok, questa è la storia che si protrae per 700 pagine passa. In realtà, per quanto assurda sia l'idea base del libro, quello che dovrebbe essere La Luce P è una storia di scoperta del desiderio femminile, e in un certo senso affronta molto seriamente il tema attraverso comunque questa trovata che può suonare buffonesca o comunque anche trash, ma che paradossalmente dalle recensioni che ho letto sembra che l'autrice l'abbia affrontata con molta serietà, molta compostezza,
proprio per indagare le dimensioni del desiderio, soprattutto con un occhio di riguardo al mondo femminile. E questa cosa a me piace, perché riuscire a mantenere, a trasformare quella che per qualsiasi lettore diventa una risata, invece una riflessione estremamente profonda, è subito un monito alla lettura. E quindi devo assolutamente leggerlo. L'avevo preso dalla librosteria tipo a 3 euro ed è arrivato il momento di leggerlo. E niente, questi erano i miei libri di settembre. Fatemi sapere se avete letto qualcosa o se qualcuno di questi libri vi intriga, non vi intriga, non ve ne frega niente. Fatemi sapere. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao.